Per gli amanti del poliziesco degli autori svedesi, tipo Larsson per capirsi, grande successo del 2008, c'è questa Lisa Marklund, Il lupo rosso, sempre dello stesso editore Marsiglio. Un poliziesco ambientato nei paesi del nord, molto bello, con un'indagine di una poliziotta donna che appassionerà i lettori del genere. Altro libro molto carino, questo libro nuovo di Massimo Carlotto, Per das de Fogu, per l'editore E.O., è un thriller questo invece, ambientato in Sardegna. Ci sono i classici componenti del thriller, perché c'è questo agente segreto che si innamora della ragazza che deve spiare, in un ambiente di intrighi militari, di industrie che fanno delle porcherie, per cui c'è questa indagine un po' anche a sfondo sociale di Carlotto. Carlotto era stato un personaggio che aveva avuto a che fare con la giustizia anni fa e è diventato comunque uno scrittore di grande successo. Massimo Carlotto, Per das de Fogu, per l'editore E.O.